È l'ennesima rapina violenta a Taranto, una rapina con un bottino da 35.000 euro. Siamo in via Cugini di prima mattina, è un'ora di punta e c'è il traffico della città che inizia a muoversi nel primo giorno della settimana. Due giovani a bordo di una moto si accostano ad un'auto, uno dei due tira fuori una pistola, spacca con un colpo secco il finestrino anteriore dal lato del conducente, punta l'arma contro la vittima e si fa consegnare il borsello. Non hanno scelto a caso tra le auto i rapinatori, la vittima è infatti un dipendente di una stazione di carburanti. I due malviventi suppongono gli investigatori che avrebbero racimolato un grosso bottino. Nel marsupio c'era infatti l'incasso del fine settimana pari a 35.000 euro. Messo a segno il colpo, i due sono fuggiti dileguandosi nel traffico cittadino. Tutto fa pensare che i banditi hanno agito andando a colpo sicuro e che tutto fosse stato pianificato a tavolino. I due conoscevano con probabilità le abitudini della vittima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra volante di Taranto. Raccolta la testimonianza dell'uomo, i poliziotti hanno avviato le indagini.